Ma guarda, il tema su cui si è concentrato il dibattito è questo del movimento del sovrintendente della Scala, che appare assolutamente fuori misura rispetto a quello dei suoi colleghi europei. Questo è il simbolo di qualche cosa che non va e che deve essere rivisto. Dopodiché è in corso in questo momento il dibattito al Consiglio di amministrazione della Scala sull'intero bilancio. Mi auguro che possano essere individuate anche altre forme di risparmio, perché un ente che vive di contributi pubblici importanti, molto importanti, accanto a qualche altro intervento, in questo momento anche questo ente deve accettare la logica del taglio della spesa e del taglio delle spese. Ma lui effettivamente è pronto, se non faranno così, a tagliare il finanziamento da parte? Beh, dico di sì, l'ho detto e lo ripeto, cioè abbiamo l'emolumento di un sovrintendente della Scala che è il triplo della media dei suoi colleghi europei. È chiaro che la Scala è un'eccellenza, ma ci sono anche altri teatri straordinari in Europa e di fronte alla crisi economica che l'intera Europa attraversa, una riduzione dell'emolumento del sovrintendente, che fra l'altro è stato aumentato l'emolumento, perché io voglio ricordare al sindaco Pisapia, che forse è male informato, che lui stesso, cioè durante il suo governatorato e consiglio di amministrazione della Scala, è stato dato un premio di fine lavoro di 300.000 euro all'Isner. Questo mi sembra assolutamente inaccettabile. Presidente, Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle le dichiarano guerra, così hanno detto con parole anche poco ripetibili, cosa risponde? Li attendo, Grillo l'ho già sfidato alle regionali del 2010, hanno preso l'1,5%. Adesso attento, certo, mi dichiara guerra in contumacia, perché non era presente. Vedo che qui i gruppi di opposizione sono in subbuglio, perché dicono no, l'opposizione a Formigoni spetta a noi, cosa c'entra Grillo? Insomma, si mettano d'accordo, io non ho nulla da temere. Sentiamo più bene, sui trasporti a 7.000, cosa si può rischiare di pagare un pezzo di servizio? Guardate, sui trasporti, come sulla revisione di questa revisione della spesa, siamo impegnati, anche stamattina ho sentito Arani ed altri colleghi presidenti, chiediamo con insistenza un incontro a Monti per rivedere la logica di questa tassa. Sui trasporti la scure è inaccettabile, perché colpisce direttamente il finanziamento ai treni, quindi io non posso neanche pensare di andare a moltiplicare per 10 le tariffe o a tagliare un quarto dei servizi del trasporto di treni. Su questo aspettatevi che, se il governo non accetterà la nostra logica, si vada ad un confronto molto duro, aspettatevi che in Parlamento stimoliamo i parlamentari a cambiare questo tema. Arrivederci.